Buongiorno e benvenuti nella cucina di Teleponte. Vi chiederete, ma che ci fa Anna Di Paolo Antonio senza Serena Suriani? La dice lunga questa cosa. Allora, indubbiamente io non voglio togliere il ruolo a Serena, ma c'è un perché. Vi svelerò l'arcano perché oggi, essendo anche l'ultima puntata, sono riuscita e poi vi spiegherò come ci sono arrivata, l'aneddoto che c'è dietro, ma oggi farò una, per dire un termine televisivo, una carambata a Serena Suriani. Oggi le farò rivedere un amico di scuola delle elementari che lei non vede da 30 anni. Parlo piano perché mi sono messa d'accordo con i tecnici, che ringrazio di cuore per la solidarietà e per, come dire, questo aiuto che mi hanno dato in tal senso, perché con una scusa me la stanno trattenendo e lei sta anche molto, come dire, preoccupata, agitata, perché è chiaro, alle 12:30 parte la diretta. Quindi signori, io tra un po' vi farò conoscere un bellissimo ragazzo e sicuramente Serena D'Acchitto non lo riconoscerà, perché insomma dopo 30 anni dalle elementari insomma si cresce. E quindi niente, appena arriva Serena io come dire, sto un pochino allerta anch'io, perché ho fatto nascondere il nostro Jean-Pierre dentro la stanza segreta. Appena i tecnici mi daranno il via, faremo questa sorpresa, carambata, chiamatela come volete. Intanto che aspettiamo, io vi voglio annunciare che oggi ho il piacere, ecco perché poi casualmente vi racconterò dopo, perché voglio anche far sentire come ci sono arrivata a questa cosa. E quindi signori, eccola qui, è arrivata Serena Suriani. Ci scusiamo cari telespettatori per l'attesa, ma Serena ha avuto sicuramente un contrattempo. Buongiorno Serena, buongiorno. Ma cosa è successo? Io mi sono permessa, siccome i tecnici mi hanno detto guarda che parte la diretta, vai tu. Dobbiamo tranquilla, andare. Ti vedo trafelata, che cosa è successo? Qualche problema di, è tecnico, di vabbè, tecnico, ma tecnico. Del resto la televisione. Ascolta Serena, io avrei una cosa da dirti. Sì. Puoi chiudere un attimo gli occhi? No, non ti emozionare, perché Serena poi mi piange subito, Chiudimi gli occhietti belli, ma chiusi, chiusi. Controllate a casa che siano chiusi. Ma che sta combinando? Ecco, chiudi gli occhietti belli. Sono chiusi. Allora, tu dove hai fatto le elementari? A Vasto per caso? Certo, sì. Ah, ecco. E ti ricordi qualche amichetto tuo che magari... Ecco, già mi sta piangendo. È qui con noi Jean-Pierre, direttamente dalla scuola elementare di Vasto. Oddio, che sorpresa! Hai visto? Vedi che mi piange la Serena. Ma che carambata! Sì, veramente una carambata, nel vero senso della parola. Ma l'avresti riconosciuto? Beh sì, perché è identico a quando era un ragazzino, insomma, è identico. Ben rivisto. Vogliamo dire il nome e cognome di dov'è, visto che tu lo sai? Certo, Jean-Pierre Soria di Vasto, ma chi se lo può scordare? Ma lo sai che cosa è diventato questo Jean-Pierre? Io ho saputo, perché io bene o male mi informo, no, tramite i miei, che chiaramente mi tengono un po' al corrente, e mi tengono al corrente anche di Jean-Pierre. Cosa accade a Vasto, perché insomma bene o male, e quindi so che ha un ristorante molto carino. Tra l'altro in un posto molto bello. Allora, io te l'ho portato e intanto che prepariamo, perché poi i tempi televisivi sono sempre quelli che sono, ti racconto come è successo tutto ciò. Okay. Allora, intanto Jean-Pierre accomodati, perché... Ma Jean-Pierre è qui. Allora, anche come oggi cuoco. Ti dico, oggi che era, diciamo, la mia trasmissione nel senso mensile, il mio appuntamento mensile, la concedo a Jean-Pierre molto volentieri. Io farò giusto un tocco, perché abbiamo condiviso una cosa. Quindi io e Jean-Pierre siamo reduci da una gara culinaria, il Festival del Brodetto Abruzzese. Lui ha vinto il primo premio con il Brodetto. Bravo. Di Vasto.
In questo caso specifico sono contenta, ecco, che abbia vinto appunto lui piuttosto che tu, insomma. No, anche perché guarda, tu di vittoria il primo posto ne hai. No, ma poi guarda, ti posso dire una cosa. Io sono non felice di più, e l'ho detto anche all'intervista che ci hanno fatto, perché io ho concorso con blasonati ristoranti ed ero l'unica casalinga che portasse il brodetto. Ho portato la ricetta del ristorante Bella Vista di Giulianova, che ringrazio, perché ho portato il brodetto giuliese, però arrivare terza in un contesto che, ti dico, un livello altissimo, quindi ma come ci siamo messi a parlare di cucina, televisione, eccetera? Serena Suriani, ma è venuta a scuola con me. Giovedì carrambata. Ecco, qui te lo concedo tutto, ecco, io intanto mi preparo la mia zuppa di ceci, lui ti dirà cosa preparerà, okay, e niente. Signori, grazie a casa per avermi sostenuta, perché io ho fatto tutto un prologo, che ti credi, non è che ma non ne ho dubbi. Ecco, ho ringraziato i tecnici che sono stati i miei, come dire, il mio gancio, e quindi guarda, tutto mi sarei potuta aspettare, ecco, ma non una sorpresona del genere. Benissimo. Vabbè, e viva. Praticamente povero Giampiero non ha fiatato fino adesso, perché No, perché lo lasciamo noi. Proprio, sì, ma è tutto noi tuo. Un po' così, insomma. Ok, allora, quindi Giampiero, innanzitutto raccontami un po' di te, che cosa fai nella vita precisamente, e qualche, come si chiama il tuo ristorante. Sì. Ricordiamo un po' tutto, così anche i nostri amici a casa sapranno anche che il brodetto buono si mangia da Giampiero, insomma. Grazie. Primo classificato, mi sembra giusto. Vai. Niente, e ho questo ristorante a Vasto ormai da 14 anni, si chiama Cibo Matto, nome un po' stravagante, però insomma mi si addice, per tanti versi mi si addice. Ormai da 14 anni che faccio questo lavoro, prima sono figlio di ristoratore, quindi ho sempre seguito la carriera di mio padre. Poi piano piano mi sono affermato adesso ultimamente per i miei piatti e per la mia cucina. Quello che andrò a proporre oggi è un guazzetto, non è un brodetto, nonostante ci siamo confrontati in quella sfida sul trabocco per un brodetto. Però non ho voluto chiamarlo brodetto perché non c'è il pomodoro, ma l'ho fatto con, verrà eseguito con patate e poi del pesce diverso da quello da zuppa. Okay. Ho scelto un tipo di pesce che possiamo trovare tranquillamente in pescheria tutti i giorni, senza dover andare con quelle delle barchette, delle retine che hanno le spine, che hanno quelle, che hanno insomma delle cose un po' difficoltose da cucinare e da pulire soprattutto. Quindi una cosa molto semplice, che chiunque la vede può tranquillamente rifarla a casa. Perfetto, oh, che poi è sempre il nostro obiettivo, quello di dare la possibilità, esatto, a chi ci segue di poter eventualmente riproporre lo stesso piatto, esatto, in casa. Oh, tu invece che stai combinando? Allora, tu continua a chiacchierare, no, perché oggi è sua la cosa. Ho capito. Io ma sto preparando una zuppa di ceci che poi ti rivelerò, okay, però oggi è il suo spazio. Va bene, vai Giampiero, cominciamo subito. Ok Serena, allora io niente, inizierei, intanto vi elenco gli ingredienti che sono necessari per eseguire questo piatto. Uh-huh. Abbiamo delle patate. Vai, facci vedere bene. Allora, abbiamo delle patate che non vengono bollite, ma vengono messe a crudo insieme agli altri ingredienti. Sì. Poi abbiamo come odori il semplice prezzemolo, il peperone verde, l'aglio e il peperoncino fresco. Basta. Uh-huh. Poi tutto il resto dipende dal pesce. Come potete vedere, abbiamo sogliola, merluzzo, lo scampo, le cozze nere, vongole, panocchia, pescatrice, eccola qua, pescatricetta, e ho un rombetto, una passerina piccolina e dei calamaretti, quindi delle cose tranquillamente reperibili, certo, insomma. Che bontà, che pesce fresco. Allora, io comincio ad eseguirlo, dai, quindi prendo gli odori. Ti posso rubare del tota, no? Mi prego, fai Anna, è pieno. No, perché non ti preoccupare. Ecco, una cosa che voglio dire, Giampiero, sì, è una persona squisita, perché l'altro giorno in cucina, io ti dico la verità, ero alquanto intimorita, perché insomma, ripeto, c'erano veramente... Pensarti intimorita? Per intimorire me ce ne vuole. No, però davvero, intimorita nel senso, in senso lato, perché... ripeto, loro hanno una gestualità, una teatralità in cucina, e mi sono sentita un po' piccola piccola, però devo dire che poi Giampiero, col suo splendido papà che saluto, devo dire che mi ha messo a mio agio, ho avuto anche bisogno in qualche maniera, mi ha aiutato poi a spiattare, perché insomma era un coccio il doppio di questo, e non è facile spiattare per 10 giurati senza rompere il pesce, fare in modo che... Quindi ho trovato di una galanteria, di una
solidarietà, perché ce n'erano alcuni che erano un po'. Perché il bastese d'occhio, tra l'altro, è così, capito? Allora. Quando io dico che si respira un'altra aria da quelle parti, perché poi nessuno apprezza il proprio luogo di origine, il luogo dove vive. Quando vai in altri luoghi, poi dici, ma sai che ti dico? Non che a Teramo si stia male, per la ma in generale, però, dovunque vai è però così. Però quando sento parlare al mare, Vastesi di Vasto, li prenderei a schiaffi, perché dovrebbero vivere forse anche in altri luoghi e poi apprezzerebbero decisamente di più la loro città, che è veramente meravigliosa. Anzi, io faccio un promo perché tante persone vanno in vacanza non si sa dove e magari vanno a Rimini, Riccione, si sta benissimo lì chiaramente, ma provate ad andare a Vasto, trovate la spiaggia, gli scogli, ottimo cibo, ottimo cibo, intanto loro parlano di padelle, perché ci dobbiamo dividere le padelle, io sto facendo il promo, chiedo veglia. E quindi vi assicuro che si sta veramente bene. Poi c'è l'acqua park, grandissimo, non è una bagnarola, e a buon inteso poche parole, è grande, è grandissimo. C'è qualche riferimento? No, perché in altri casi si parla di, non so, acqua park, che non si sa quanto siano grandi, in realtà in confronto a quello di Vasto è una vera e propria bagnarola. E quindi non mi far fare contro pubblicità, però insomma. Quindi andate, però è famosissimo, l'acqua land del Vasto è famosissimo. La riserva naturale di Punta d'Erci, fantastica. Punta d'Erci, cioè sono luoghi meravigliosi. Meravigliosi, davvero. Davvero belli. Ma l'acqua che sta da quelle parti, io l'altro giorno dal trabocco vedevo, veramente sembra di stare alle isole Tremiti. Sì, sì, no, poi saranno 15 km di costa, fantastici, dalla spiaggia fino a... Trovi sabbia, trovi roccia, veramente bello. Bello. È dell'ottimo pesce. Adesso sapete anche, dei cuochi belli, decisamente sì. Nonostante... Ma lo sai che tra me e Jean-Pierre c'era una certa simpatia. Ma secondo te io non intuivo questa cosa? Vabbè, eravamo ragazzi, eravamo 12 anni. Però ti posso dire una cosa, quando ho parlato di te gli si sono illuminati gli occhi. Ma anche io ricordo bellissimo di Jean-Pierre, assolutamente. Anche perché prima media, tra l'altro, era insopportabile, mi stava appiccicato. No, ma lo ricordo veramente con tanta tenerezza e simpatia. Jean-Pierre, ma pensavi veramente di rincontrare Serena in questo contesto? No, non potevo proprio immaginare. Ma che bello, ma poi questi collegamenti che ci sono tra voi due, veramente, perché è uscito io. Io poi, tu lo sai come sono, subito... al volo. Chiedo al fratello ogni tanto quando li incontro, che ho il piacere di incontrare Stefano, gli chiedo sempre: Serena, come sta? Salutamela tanto, non so se ti... Sì, ogni tanto mi riporta qualche saluto di qua e di là. Allora, ecco qui. Allora io ancora per bloccato, poco, tu cosa ma faccio, siccome il suo comunque, sì, siamo in tempissimo, però siccome il suo magari fa anche prima, io basta che assemblo poi questa cosa qui, Jean-Pierre, ti posso chiedere di ogni tanto darmi di girarti un tocco? Il, certo, sì, non ti preoccupare. Una volta tanto fa qualcun altro, non ti preoccupare. Non è Serena, non ti preoccupare. Dover... Anche tu ti diletti? Sì, perché io di solito approfitto sempre di lei, eh. Ecco. Beh, però quante cose ho imparato con te. È stata quasi una cuoca provetta. Che buona che sei. Ok, vogliamo andare in pubblicità così consumiamo la prima fascia? Vabbè. Torniamo tra pochissimo. Benissimo. Io intanto prendo quel tegame. Prego, fai ciò che vuoi. Jean-Pierre, torniamo insieme dunque con Jean-Pierre Soria, direttamente da Vasto, e con la nostra annissima di Paola Antonio, che mi ha fatto questa bellissima sorpresa facendomi rincontrare una vera e propria carambata, un mio vecchio compagno di scuola, ma vecchio si fa per dire, appunto, ma giovanissimo. Ecco. Ok, anche allora, perché noi siamo giovani ancora. Mamma mia, se lo siete. Ragazzini. Vi invidio, cari. Allora, io assemblo questa cosa, dopodiché ammasso e lui fa tutto quello che vuole. Ah, quindi ammassi anche? Sì, perché così ci dividiamo gli spazi, non volevo invadere la cucina qui. Ascolta, io ho fatto cuocere anticipatamente, perché sappiamo i tempi televisivi, dei ceci che avevo messo a bagno, quindi si stanno preparando, ho fatto un battuto di cipolla, carota e alloro. Abbiamo fatto stufare appunto dei totani, ma all'occorrenza possiamo mettere le seppioline, possiamo mettere i calamari un po', anzi no, questi sono calamari. E all'occorrenza i totani. Ho messo dei funghetti e adesso assembliamo e poi si continua, come dire, a sposare, a ingravitare il sapore con queste
cose differenti tra loro, ma che poi appunto si sposano benissimo. Però vedi, anche beh, frequentare questi ecco, chef come mamma mia anche nel linguaggio, che scuola, anche che nel scuola è in gravità. Io sembro io sembro stupida, però poi se mi applico, che stupida, fossero tutti stupidi come te, mamma mia. Ecco qui, ok, Jean-Pierre libero, okay. E io, se ti è utile questo tegame, altrimenti no, guarda, ho preso quello benissimo, un po' più grandicello, che eccolo, forse è meglio qui. No, perché guarda, il pesce deve stare comodo in effetti, certo. Per senti, niente, allora io inizierei. Vai, inizia. Dunque, forza. Quindi mettiamo dell'olio crudo, extravergine di oliva. Benissimo. Questo piatto è un piatto di cucina estremamente mediterranea. Tutti gli ingredienti sono semplici e possiamo tranquillamente riproporlo a casa. Uh-huh. Peperone verde. E poi cos'altro ci va? Un po' di aglio. Bene, che non deve mancare mai. Intanto però, che Jean-Pierre chiude la, taglia l'aglio, volevo dire che io mischio tre farine. Brava. La farina bianca, semola appunto di grano duro e una farina rimacinata integrale. Bene. Oh, e andiamo a sistemare le patatine, sì, tagliate a julienne, a fettine. Sì. E le disponiamo nella pentola. Adesso questa pentola è un po' piccolina, però comunque può rendere tranquillamente l'idea, perché è un piatto, okay, che può essere rifatto a casa. Perfetto. Disponiamo queste patate. Disposti un po' a raggiera. Sì, un po' a raggiera, cerco, esatto, di metterle a favore di telecamera. Sì. Ecco. Esatto. Ecco qui. Ecco. Un po' a raggiera. Poi mettiamo del prezzemolo in foglia, sì, non tritato né niente, proprio intero in foglie. Ok, così facciamo anche prima. Esatto. Risparmiamo almeno un po' di, esatto, tempo. Esatto. Poi io, come sempre per l'occasione, visto che oggi andava veramente festeggiata questa cosa, ti ho portato il dolce. Tu sai beh, che ho notato. Ma è quello al limone? La crema chantilly al limone, sì. Ottimo. So che ci vai pazza. Mamma mia, che buono. Mettiamo un bel mezzolino d'acqua. Intanto, ecco, dell'acqua in queste, su queste patate. Ricordiamo, sì, con aglio, con prezzemolo e... Olio. Olio e peperone. E peperone verde, peperone e anche verde, del peperoncino piccante aggiungiamo. Perfetto. Ok. Anna intanto sta facendo la pasta. Sì. A questa farina hai aggiunto quante uova? Allora, sono tre uova, metto un goccino d'acqua. Mm-hmm. Bene. Appunto, ho fatto le tre farine per fare una cosa anche più rustica, integrale. Certo, un pizzico di sale. Aggiungiamo il sale. E a questo punto mettiamo... Cominciamo a mettere i pesci. Ah, già vanno subito i pesci. Sì, sì, subito. È un piatto benissimo, molto veloce e semplice da realizzare. Ci piace. E questo è il guazzetto, è corretto? Questo è un guazzetto, sì. Guazzetto. L'abbiamo, non l'ho voluto chiamarlo brodetto, perché il brodetto è rosso, si andrebbe... Certo. Poi noi a Vasso abbiamo questa tradizione del brodetto che è molto sentita, quindi... Sì. Poi voi con i disciplinari rischiate, esatto, abbiamo pure questo disciplinare che noi è noi casalinghi rigido, almeno abbiamo la libertà anche di sbagliare e di dire cretinate, esatto, in cucina. Loro sono molto rigidi, ecco perché l'altro giorno io mi sentivo un po' a disagio, perché vabbè. I disciplinari, cominciamo a disporre ma che il so pesce, i disciplinari? Partendo dai crostacei mettiamo le panocchie. Ah, quindi si parte dai, sì, crostacei. Dai crostacei. Perché? C'è un motivo? Perché mantengono bene la cottura e non si spappolano. Capito. Quindi mettiamo, ho messo lo scampo, il gambero rosa, la panocchia e la mazzancolla. Poi abbiamo messo dei calamaretti freschi. Mm-hmm. E poi cos'altro dovremo aggiungere? Poi aggiungiamo un'altra rana pescatrice. Mm-hmm. Beh, qui si profila un super. Poi aggiungiamo un rombetto. Un rombetto. Serena, ma se tu avessi visto che pesce abbiamo usato l'altro giorno. E per il resto bisogna aspettare un pochino, perché quei pesci hanno un altro tipo di cottura e potrebbero spappolarsi. Okay, quindi per evitare, quindi che si rompano, che aspettiamo un si pochino, siamo anche il componente. A presentare qui il. Esatto, sì, la a cottura. A preparare la cottura. La cottura. Perfetto. Allora, Jean-Pierre, visto che hai fatto tutti, dimmi, questi chilometri, insomma, come prima avevo iniziato a fare, volevo parlare un po' di te, della tua attività. Sì. Vogliamo ricordare anche dov'è il tuo ristorante?
perché io ovviamente lo so, sì, però non saprei indicarla quella, okay, zona. È di fianco a un arco storico di Vasto, si chiama Arco di Porta Nuova, è vero, e dal quale si entra poi nel centro storico di Vasto, tra l'altro vicino casa di qualcuna, sì, forse tu no, i tuoi parenti, qualcuno di loro. Sì, qualcuno di loro, insomma. Diciamo di sì, sì. E niente, un locale ce l'ho da 14 anni, esistente da 14 anni, grazie a Dio, insomma, tante soddisfazioni. E si chiama Cibo Matto. E si chiama, okay, Cibo Matto, sì. No, perché se qualcuno va a Vasto, sì, sì, e magari ti vuol venire a trovare, sì, sa dove cercarti. Quindi cercate Cibo Matto e l'Arco di Porta Nuova. Chiedete, esatto, ai vari, sì, vastesi che magari incontrate per strada, dove l'Arco di Porta Nuova, lo ve lo sanno tutti. Dire il ristorante di quel bel ragazzo. Ecco, magari. Cioè, è sempre un riferimento. Ah, certo, vabbè, ma se si dicono anche Jean Pierre, diciamo, lo sanno tutti, no, non c'è neanche bisogno di dire il cognome. Ah, ecco, per cui voglio dire, si ritrova, sì, facilmente. Esatto, esatto, esatto. E se hanno detto, facciamo così, se, sì, ti dicono di aver visto la trasmissione, non vale per i vastesi però, vale solo per coloro che sono di fuori, okay, gli facciamo un 10% di sconto. Ma volentieri, mm? Quello, senza, vabbè, problemi. Che bella, okay, iniziativa. Che dici? Jean Pierre, certo, prossima settimana sono da senza te. Beh, vabbè, per te... Per Anna. No. Ci mancherebbe. Insieme, ma io vengo volentieri, Serena. Tu sai, mio marito, Serena, hai visto come, sì, apprezza, sì, veramente la cucina veramente marinara, perché d'altra parte lui è pescarese, quindi... Certo. Però verremo davvero a trovarti. Beh, magari, visto mai, Serena, si va insieme? Perché no? Perché no? Volei, sì, molto volentieri. Che bello. Sarebbe, no. Si può organizzare, che si può organizzare. Volentieri. Assolutamente sì. Oh, intanto... Allora, Serena, come dicevo prima, l'abbiamo rifatto in chiave bianca, uh-huh, diciamo, per non andare incontro a cozzare con la vera ricetta del brodetto, che per noi è un piatto a vasto molto sentito e ha un disciplinare ferreo e rigido, e quindi prevede il pomodoro e non la patata. Sì. E invece in realtà quello che abbiamo fatto oggi qui è un piatto un po' più da casa, un po' più si può arrangiare tranquillamente a casa. Scusa se ci viene da ridere, ma noi sulla patata... Ah sì? Io e Serena ogni tanto ci guardiamo, vabbè, ma okay. Sono lapsus freudiani, ma no? Ma se tu pucci il pesce con la patata... Ecco, è appunto, Vabbè, basta, ecco, smettila. Finisce, sì, mi manda binomio. Le occhiatacce. Ma posso usare il disciplinare io che sono, diciamo, indisciplinata? Ma mai, sì, mai. Infatti, impossibile, guai provare a disciplinare Anna. Cioè, che poi lui sta facendo discorsi seri, sta parlando di cucina, bene, e noi interrompiamo con queste sciocchezze. No, ma trovo che davvero il tubero, la patata in questo caso, il con tubero, il pesce, siamo molto come bene. Mettere in imbarazzo siamo un molto cuoco. Bene. Stiamo molto bene. Sta benissimo. Un bel accostamento. La morte sua. Un bel accostamento. Sì, sì, no, ok, perfetto. Oh, okay. Quindi che stavi dicendo? Ah, dobbiamo aggiungere tra un po' l'altro, sì, pesce. Tra un po' aggiungiamo quelli un po' più teneri, che sono la sogliola, il merluzzo e poi in ultimo i mitili, vale a dire cozze e vongole. Cozza e vongole. Benissimo. Oh, già ricordare i nomi di tutti questi pesci già da 10 lode, perché ne sono veramente tanti. Benissimo, che si dice a Vasto di Bello? Ci sono i turisti? Qual è la situazione? Sì, sta partendo adesso la stagione, nonostante c'è stato questo mese di giugno un po' sofferente per dire a causa del maltempo e che continua ancora, anche oggi, giornate di pioggia. Tremendo. Tutta la settimana sarà così, però a parte quelli, insomma, grossi problemi non ne stiamo avendo, devo essere sincero. Però sono sempre un po' noie. Poi per la stagione, diciamo, è partito il calendario estivo del Comune di Vasto, lo proprio hanno confermato qualche giorno fa. Ci sarà anche quest'anno la manifestazione Brodetto e Contorni, che però purtroppo penso che si svolga in un periodo non consono alla pesca. C'è stata un po' di polemica su questo, ancora in atto. Forse se Dio vorrà riusciranno a spostarla. E vorremmo anticiparla oppure posticiparla, perché il fermo pesca da noi va dal 4 di agosto fino al 14 settembre, sì, quindi ci occupa una bella fascia di turismo e sarebbe un po' compromettente dover lavorare con del pesce che uno si aspetta di trovare il brodetto fatto con del pesce locale, che non è difficile reperire, però insomma... Con una portata di gente. È anche un po' un controsenso, insomma. Esatto, no? Parte anche da quello. Un controsenso. È vero, ecco. Decisamente. Vabbè, speriamo che si possa spostare. E comunque, attualmente la manifestazione per che data è fissata? È fissata dal 1 settembre dal 1 al 15 settembre. Ah, perfetto. Sì. Quindi la stagione comunque turistica continua, sì, non sì, si continua. Ferma ad agosto. Vedi, Esatto, si prosegue, si va oltre, si sta avanti. Allora, Serena, visto che tu stai avanti, mi giri per favore.
favore. Tutte no, le avanti scuse nel senso, sono buone. Avanti al Tutte tegame. Le scuse sono buone. Ascolta Serena, parlando appunto seriamente di pesce fresco, sì. Io posso ringraziare sicuramente anche Jean-Pierre si aggiunge. Voglio sì. ringraziare Paolo Minnucci che è il patron di questa manifestazione, sì, sia del campionato nazionale del campionato della cucina per casalinghe, dove appunto ho avuto l'onore di avere un titolo, ma è stato lui l'artefice per appunto la valorizzazione del territorio e del prodotto del territorio di creare questo festival del brodetto. Quindi grazie Paolo Minnucci che veramente permette di valorizzare appunto la cucina abruzzese. E poi io personalmente voglio ringraziare Roberta Caracalla del ristorante appunto il Bella Vista perché mi hanno appunto suggerito bene la qualità di pesce da mettere, perché il brodetto giugliese è diverso dal brodetto di Vasto, quindi certo. E quindi ringrazio davvero di cuore per avermi dato fiducia e poi niente. Spero benissimo, di aver benissimo. Fatto fare bella figura anche a loro. Ma certo, certo. Salutiamo tutti, insomma, le persone che hai appena nominato, anche perché chi comunque si impegna per la valorizzazione dei nostri prodotti tipici, delle nostre bontà, delle nostre capacità. Benvengano, poi insomma il brodetto alla vastese, giuliese e quant'altro sono sempre dei brodetti che vanno in qualche modo valorizzati, sì, perché anche il turista magari certo. va in quel posto proprio per assaggiare il brodetto e noi bene, abruzzesi bene. Siamo un po' ci facciamo sfuggire delle occasioni, perché ecco, è come vero, giustamente è si vero. Dice spesso anche da noi ad Ascoli con delle olive all'ascolana riescono a fare manifestazioni vero. Immense, alla fin fine parliamo vero. Di un ottimo piatto per carità. Ma parliamo del vino, guarda sì. il Chianti che certo. senza nulla togliere ma... Non è un vino non come... siamo bravi a valorizzare noi dovremmo imparare, brava, ma anche il territorio stesso. Noi abbiamo dei luoghi in Abruzzo che veramente cioè, non c'è in nessuna parte d'Italia, dal mare, laghi, montagne, il massiccio del Gran Sasso quando ritorni in Abruzzo ti abbraccia, ti saluta, è commovente. E questa... la stessa ragione e chi ce l'ha questa meraviglia? Per cui Anna ti dicevo che tanti abruzzesi per esempio non conoscono le bellezze che nasconde Vasto, perché? Perché non siamo bravi a valorizzarci, neanche gli abruzzesi stessi conoscono delle zone meravigliose. Può essere anche che Vasto in qualche misura è come se non lo si sentisse abruzzese? Io ho avuto sensazione, stando proprio credo. Al limite no, della regione. No, non credo che dipenda da questo, no. Non credo proprio, Jean-Pierre, penso possa essere, ma, non lo so, personalmente non l'ho mai sentita questa cosa. Però no, neanch'io, cioè sicuramente la vicinanza stretta al Molise ecco, fa sì quello, che il nostro, indotto, dicevo, sì, il nostro indotto possa essere anche quello che viene dalla regione confinante e anche dalla Puglia tanto, però sentirci come no, esclusi dalla regione, quello no. Abbiamo delle grosse potenzialità che a livello regionale, lo dimostra infatti il marchio del brodetto di pesce alla vastese, che è un marchio DOP registrato alla Camera di Commercio, lo dimostra anche questo, che è un piatto molto conosciuto in tutta Italia. Io personalmente sono ambasciatore di questo piatto, ho avuto occasione di servirlo dappertutto a clienti di ogni, certo. di ogni nazionalità, giapponesi, cinesi, australiani, inglesi, francesi, di tutto, e vengono a gustare il brodetto di pesce alla vastese, si fermano apposta, escono dal casello, anche se non hanno preso, non alloggiano a Basso, si fermano, mangiano il brodetto e ripartono per le mete. Oh, per e le questo mete è importante. E quindi è un piatto che va valorizzato, e allo stesso tempo si potrebbe cercare di trovare questo connubio tra turismo e enogastronomia, ecco. Certo. Quel turismo che oggi fa davvero una grande differenza, ecco. Benissimo, sì, sarebbe veramente importante, decisamente sì. Oh, Anna, che stai facendo? Sto intanto? Sto accendendo l'acqua. Perché dobbiamo mettere a cucinare sì, la pasta che stai realizzando. Ma po'. Che pasta stai per realizzare? Dei maltagliati appunto integrati. Fatto con le tre farine. Mamma mia. Serena, tu stai parlando molto seriamente e ci sta. Ma sfrucugliare un po' sulla vita privata di questo bel ragazzo, no? No, non avrei troppo da dire. Andiamo in pubblicità andiamo e poi vediamo un po', va? Poi vediamo. Allora, prima ce lo facciamo dire in privato, perché se non...
nostro. Allora, stiamo preparando questo guazzetto con Jean-Pierre Soria. Mi sembra di capire che tra un pochettino possiamo aggiungere anche gli altri pesciolini. Sì, possiamo aggiungere adesso. Bene, li aggiungiamo adesso. Aggiungiamo perfetto. I merluzzi. Però io non so, probabilmente all'inizio della trasmissione lo avete fatto, io adesso non so, ma non l'abbiamo fatto. Oh, dunque, con il nostro Simone De Eusanio vogliamo andare a fare un bel primo piano a queste targhe, le posso definire così? Ok, perché sono appunto, oddio, ecco qua, non stavo per fare i danni, Festival del Brodetto finale regionale, terzo classificato, questa è di Anna, è corretto? Sì. Mentre questa, dove c'è il primo classificato, è di Jean-Pierre, eccoli qua. Bravissimi entrambi, ovviamente, il brodetto di pesce che vi farà innamorare, capito? Guarda un po'. Che bello, oh, guardate qui, lo riconoscete? Simone, fammi un primo piano qui. Non l'avevo visto. Bella questa cosa di metterci un po' anche la faccia in qualche modo. Certo. Perché è una garanzia, no? Certo. È importante questo. Carinissimo, bravo. Davvero. E parla anche di lui, il brodetto mi scorre nelle vene. Caspita. Che bello. Io avevo questa tradizione marinara fatta da mio nonno ormai, che aveva il trabocco, che aveva un trabocco anche lui. E quindi poi mio padre è ristoratore dall'età di 17 anni, ha iniziato questo lavoro a 17 anni. E quindi anche degli argomenti da tenere in considerazione, ecco. Certo, è ecco. Naturale, giustamente si ha questa, sì, per un piatto tipico che rappresenta vasto. Hai fatto bene, hai fatto benissimo, perché tra l'altro ti sei in qualche modo anche un po' distinto, no? Da una massa di ristoratori che giustamente preparano tanti piatti e che, diciamo, fan tutto e niente in modo specifico. Invece tu ovviamente cucini anche tante, sì, altre, sì, tante bontà altre cose, però certo, ovviamente certo. Hai, sì, puntato, sì. Hai fatto benissimo sul brodetto. Sì, mi sono ritrovato proprio davvero con papà a dover gestire la sua assenza e a dovermi cimentare con questo piatto che io da piccolo, pensa tu, da piccolo, quando ho iniziato a fare questo lavoro ho odiato, perché era il piatto forte di mio padre. Dicevo, papà, ma sempre questi brodetti, basta con questi brodetti, basta con questi brodetti. Fino a quando poi lui ha avuto un periodo un po' così, quindi si è andato fuori dal mio ristorante per un breve periodo e mi sono dovuto ritrovare ad affrontare tutti questi brodetti. E però allo stesso tempo mi hanno dato tanta visibilità e mi hanno fatto affermare su questo piatto. È tremenda, Anna, si intrufola dappertutto. Sì, cerchi. Sto cercando un coltello per tagliare i martagliati che non ritrovo. Non è lì? No, non è qui, no. Qualcuno non lo ha forse rimesso a posto, quindi non lo so. Un coltello grande, ma vabbè. Vabbè, chiedo scusa se vi ho interrotto. Lo troveremo. Sì. Senti, e Nicola, tuo fratello, che fa? Nicola, anche lui ha un ristorante, sempre proprio vicino Vasto. Sì, sì, sì. Famiglia, la grande. Sì, 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 sì. Dove ce l'ha lui il ristorante? Sì, sì, sì. Ce l'ha in una località vicino Vasto, si chiama Pollutria, l'ha preso di recente. Io la conosco, non mi parlare, esatto, di Pollutria. No, magari in televisione non si può, magari in televisione non si, no, non no, si certo, sa. No, sto scherzando. Mi fa strano da un bassese farmi dire no di una poesia. È come un teramano che dice, sai, sulla specola. Sì, ecco, in quella località. Ti fa un po' strano. Sì. Ok. No, che poi Pollutri è un centro, un vero, un comune. Sì, un comune, insomma. Sì, sì, un bel, ecco, un comune. Sì, sì. Molto grande, ma comunque ecco, un bel comune. È una bella realtà. Salutiamo tutti coloro di Pollutri che sicuramente ci stanno vedendo numerosi. Saranno tantissimi, sono sicura. Ok, quindi anche lui è a posto, sì, tutto ok. Sì. Serena, a posto invece, io oggi vado con i ringraziamenti. Voglio ringraziare Bruno, che è il titolare del trabocco, sì, appunto. Pesce Palombo, che ha ospitato questa iniziativa, è già il terzo anno che ospita questa manifestazione, mi ha messo a disposizione il pesce, ma un pesce c'era, guarda, c'era un allestimento, addirittura c'era un pesce, l'hai visto tu lo squaletto? Sì, lo squaletto, sì, bellissimo, ci siamo fatte delle foto, sì, sì. Io ho avuto l'onore di avere tra le mani uno scorfano enorme, fantastico, visto, gigante. Tu ridi, bello. Ma guarda, dove li trovi? Cioè, se vuoi fare un brodetto, no, ridi simpaticamente, il brodetto che ho fatto io ci volevano almeno 200 euro. Certo. E capisci che oggi nel quotidiano non è che ti metti a fare il ma brodetto in casa. Vero, vero. O perlomeno, io sono sincera, lo faccio con dei pesci più semplici. Certo. È chiaro che mi piacerebbe mettere delle belle sogliole, sì, 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 magari rispetto a quella pescatrice che era enorme. Sì, sì. Però insomma, e volevo ringraziare Bruno davvero per l'ospitalità e per l'omaggio che mi ha fatto del piatto. Bene.
benissimo. Fatto a mano. Lo salutiamo anche noi. Grazie. Sai perché sorridevo? Perché mi hai detto che hai avuto tra le mani uno scorfano tremendo. E io mi domandavo... Sto povero pesce che viene bistrattato perché si chiama scorfano, ecco. È come se fosse brutto, invece è di una bellezza incredibile. Invece quando si dice se è uno scorfano vuol dire che certo, sei brutta. Esatto. È per brutta o brutto a seconda certo, dei casi. Quindi mi domandavo chissà quanta gente ha avuto tanti scorfani tra le mani. Ecco. Basta, qui. Allora guarda, io intanto okay, alla meno dai, peggio perché con un coltello vabbè, forse non adatto, ma tanto se no, si chiamano... La mia preoccupazione sì, è che non vedo bollire l'acqua. Allora, se alziamo... La... Tu l'hai finito qui da lavoro. Io potrei spostare ecco, la pentola perché... in un fuoco che cuoce meno. Guarda, puoi anche spostare la zuppa perché... Oh, esatto, ma la zuppa si deve ancora cucinare. No, no, poi basta. Facciamo così e mi metto da questa parte. Così hai spazio, benissimo, e qui aumentiamo. Benissimo. Ok. Perfetto. Vedi come ci organizziamo. Allora, come li avrebbe chiamati mia suocera? Li taccunil, questi okay, sono. I tacconi non hanno forma di rombo? Ma guarda, anche no, lì domando, tesoro sono mal tagliati. Ecco, poi... certo, certo. Lasagnette mal tagliate, insomma. Ma sì, sì. Ok, li ecco riaccendo qua, i ceci? Un altro pochino? Sì, però bassi, sì, perché poi okay, serve solo per farli. Perfetto, ci siamo. Ecco qui. Allora, che ti, belli ti manda tanti tagliati, cari saluti Luisa Ferretti e Mary Pannella. Grazie, ci tenevo grazie, a dirtelo perché ricambia, mi hanno detto ringrazia e saluta Serena, che è sempre un piacere quando ti vedono. Ecco, e devono tornare a trovarmi. Assolutamente. Lara non è mai venuta però. La coinvolgeremo, ma è un po' più... Lei è un po' più... restia la telecamera. Lo so. Beh, Mary però, è venuta, deve venire anche la sua esatto, era, esatto, giusto, anche perché no, guarda, parlando di tradizione culinaria, loro sono figlie di cuoco, eh? Hai visto? Mio cognato che non c'è più era veramente un ottimo cuoco e devo dire la verità, io ho appreso molto da lui, per esempio le virtù mi ha dato veramente dei grandi insegnamenti, quindi grazie Osvaldo, non ci sei più ma hai lasciato un segno indelebile. Ecco qui. Gian Piera, che bene, punto il nostro siamo? Brodetto, il nostro guazzetto è quasi pronto. Mm-hmm. Ok, lo lasciamo. Mancheranno due o tre minuti per la cottura dei merluzzi. Oh, ma merluzzi, per esempio, questi sono i merluzzi. Merluzzo, giusto? Sì. Ok, non vanno rigirati? No. No, no, perché si spappolano altrimenti. Sì, si spappolano e si appunto a fine cottura ecco, e viene aggiunta un po' d'acqua di cottura sopra il dorso perché ha una carne tenerissima il merluzzo mm-hmm, e anzi più lo si tiene, cerca di mantenerlo duro è meglio. Infatti è, tu non hai girato nulla. Questi no, sono non ho girato delle niente, piccole, sì, piccole accortezze da, ecco, da seguire. Da seguire per non per evitare di complicarsi la vita. Magari ci si chiede come mai un pesce spoppolato, quello del ristorante, no? Brava, esatto. Chissà che cosa ci mettono in quei pesci esatto, per non farli frantumare, invece no, non li toccano e fanno esatto, prima, risparmiano tempo, fatica e bene. Ma infatti di solito si muove la padella. Bisogna per... agitare la padella, sì, infatti muovere la padella. Okay. Io l'altro giorno devo dire ho fatto fatica, nonostante insomma non sono esile e di forza ne ho, ma quel tegamone grande di cocio a smuoverlo veramente non era, e se non c'era il ben gentile Gian Pierre, il braccio muscoloso il mio Jean-Pierre, eroe ecco. No, sai che cos'è? Non è tanto la forza quanto la tecnica, sì, sì, no? Certo, no, ma oltretutto avendo un peso particolare certo, è chiaro che bisogna faticare un pochettino. Infatti la particolarità anche di questo piatto che potrebbe essere tranquillamente seguito nel coccio di terracotta. Adesso chi a casa ce l'ha può decidere se adoperare la pentola, il tegame con i manici laterali oppure direttamente il coccio. Noi a basso sicuramente in prevalenza adopereremo quello. Ecco. Sì, sì, sì. Però vedi, una ricetta casalinga. Non si fa il brodetto di pesce no, nella guai, maniera più assoluta. Le pentole d'acciaio. Se non in quella di cocio. Guai a chi si dovesse permettere, sì, no, ma proprio non esiste. Vabbè, ma è giusto esatto, che ogni cosa abbia la sua. Certo. Allora, i maltagliati sono pronti. Non so se hai notato, l'ho messo anche in un piatto a forma di che pesce. Che bel pesce! Oggi è tutto a tema. E certo, guardate qui, io non ho questa volta avuto il tempo anche materiale di far notare, ma tutti avranno notato che bella scenografia come sempre. Queste sono delle preparato... capesante che ho conservato perché ci servo gli antipasti quando faccio degli antipastini, fai bene, delle fai insalatine bene, e uso le capesante. L'occhio vuole la sua parte. Così non si butta via niente, come del resto il nostro principio. Ecco, io intanto stavo tesoro, aggiustando un po' l'acqua, le fiamme, se l'acqua. Se sta al massimo, guarda, mettiamo il sale che magari bolle prima. Ops. Ma non è il contrario? No, perlomeno io
mi trovo meglio così. Ok. Sarà anche psicologico, ma a me pare che prenda prima il bollore. Perfetto. Ripeto, può essere anche una sensazione. No, io chiedo perché mi piace imparare. Tante volte ci autoconvinciamo delle cose e quindi poi sembra che vada meglio. Allora, siamo rimasti prima della precedente pausa pubblicitaria con un dubbio, con una curiosità. Ma che, quale sarà la vita privata di Jean-Pierre? Ci siamo tutti chiesti e non ancora ve la sveliamo. Chissà, forse dopo quest'ultima pausa pubblicitaria ve li potremo svelare. A tra poco. Eccoci qua, ultimo pezzetto, non soltanto di questa trasmissione, ma del ciclo di trasmissioni della Cucina di Teleponte, da me condotta, perché come vi ricordo tutto l'intero ciclo di trasmissione terminerà sabato, però questa per me, ahimè, è l'ultima puntata. Veramente sono dispiaciuta perché mi diverto tantissimo, imparo tante cose in cucina e poi chiaramente si incontrano tante persone interessanti. Allora io ve lo dico sin da adesso, torneremo chiaramente nella prossima stagione, ma invito sin da adesso tutti coloro che vogliono insomma cimentarsi in cucina, non è importante che siate degli chef come il nostro Jean-Pierre, basta che telefoniate a Teleponte e appunto vi presentiate, noi saremo lietissimi di accogliervi a braccia aperte. Dunque ci siamo quasi, il nostro pesce è quasi cotto, mentre l'acqua sta per quasi bollire. I nostri I ceci sono pronti. Sì, okay. Assaggio un po' di sale, tanto per. Benissimo. All'occorrenza poi se vogliamo mettere del peperoncino, ma quello si può fare anche al momento. Bene. Direttamente nel piatto. Perfetto. Abbiamo messo, voglio ricordare che abbiamo messo dei calamari, dei funghi, i ceci appunto, dell'alloro, carota, cipolla. Siamo solo in attesa. Allora, vogliamo svelare un po' di vita privata di Jean-Pierre? Raccontaci ciò che ci vuoi raccontare, dai. Non ti faccio domande specifiche. Ti lascio ampia scelta di poter dire, omettere o negare. Ma ho un figlio di quasi 8 anni, che è la cosa più importante da dire. Poi per il resto vita sentimentale è una, diciamo, preferirei non parlarne, ma comunque una storia conclusasi da qualche mese. E felicemente single. Felicemente single. Single, sì. Perfetto, quindi c'è tutta l'estate davanti per cucinare, quindi per dedicarsi esclusivamente. Ma felicemente single perché stai godendo, stai riscoprendo qualcosa che magari avevi perso, sicuramente o legami... perché vieni fuori da una storia per capire questo felicemente single. Ma felicemente single perché innanzitutto la compagnia di una persona comunque ti limita in tante cose, anche nella vita professionale, soprattutto nella vita professionale, anche se così non dovrebbe essere, ma di fatto può esserlo, condizionante quantomeno. E quindi felicemente single semplicemente per questo motivo, perché comunque sto intraprendendo altre nuove cose a livello lavorativo e che prima magari avevo un po' lasciato da parte per via della mancanza del tempo che veniva assorbito da insomma dai, però da, io spero che sia una parentesi, nel senso che ti dedichi adesso a queste nuove iniziative. La vita sentimentale è una cosa sarà che a me mi fa tristezza essere, cioè no, ci può stare perché giustamente come ha detto lui adesso magari come dire va a fare delle cose che forse prima eri limitato, però è bello anche poi condividerle, come no, le cose, certo, infatti non metto un limite alla provvidenza. Comunque abbiamo dato un dire, input però, alle non metto limite alla provvidenza, ma comunque da poco, secondo me ti verranno a trovare in tante. Organizzeranno ragazzi. Pullman. No, saputo che anche single, se permetti, è bello. Sa cucinare, single. Noi stiamo bene di nostro, ma chi magari è alla ricerca di hai visto male? Perché no? Io ci provo qua a far sposare tutti quanti, ogni volta che mi viene un cuoco io cerco, no? Se ci prendiamo single, delle responsabilità comunque. Beh sì, infatti, prima o poi qualcuno... Cioè, mamma mia. Ok.
Comunque. Allora, io sono pronto, sarei pronto per impiattare il mio piatto. Dai, comincia. Ecco. Anche quindi, qui l'acqua bolle. Bene. 13:21. Mamma mia, come siamo stati però puntuali poi puntuali alla fine. Puntuali e perfetti, come sempre, aggiungerei. Abbiamo sempre un po' paura di non farcela, invece. Ma no. In definitiva... Ok, il sale lo abbiamo messo prima. Sì, allora, io vorrei vedere il momento in cui Jean-Pierre, per l'appunto, spiatta il suo, ecco qui, il suo pesce. Io perché... l'altro giorno, se guarda, non c'era lui, avrei rovinato tutto. Eh beh. Perché non è facile, eh? Lo so, posso immaginare. Bisogna fare attenzione a non romperlo. Comunque, Anna, va detto che da parte tua c'è anche una... non è una novità, però... Non è facile avere il coraggio di andarsi appunto a misurare con persone come Jean-Pierre, come tanti altri che sono professionisti nella vita. Quindi veramente tanti complimenti. Grazie, a te. Grazie, troppo perché, buono. Vero, insomma, io personalmente, premesso che non so cucinare bene quanto te, però non mi permetterei mai, cioè non me io la devo sentirei, dire la verità, capito? Sono un incosciente di natura nel senso buono, cioè mi piace comunque confrontarmi sempre, però l'ho fatto perché mi è stata data fiducia proprio dall'organizzazione. E ha insistito perché io lì per lì ho detto: Dio, ma dove vado io, insomma, a partecipare a un concorso dove Anna vai tranquilla che vedrai una bella esperienza, vedrai che ti puoi confrontare. Allora in qualche misura mi piace accettare un po' le sfide, certo. ma per me stessa, per crescere assolutamente, certo. Non per competere. No, perché, no, ma vai assolutamente. Perché l'anno scorso elogiata. Che non ho vinto, ma guarda, ero così felice lo stesso perché stare lì in mezzo a queste persone, con ma poi si imparano tante prodotti cose. Di qualità, soprattutto che ripeto, io nel quotidiano sono onesta, quel pesce lì è raro che lo compro, insomma. Normale, normale. Ecco, non navighiamo appunto. Nessuno nell'oro e soprattutto magari in delle occasioni esatto. Preferiamo qui abbassiamo comprarlo. Un po', ma tanto è quasi cotto, anzi possiamo, guarda Serena cara, possiamo spegnere, sai perché? Io li caccio un po' al dente e loro finiranno a cuocersi direttamente nella zuppa. Benissimo. Allora, guarda, ecco. No, non ti scottare tesoro. Sì, volevo evitare che tu sai che io ho le mani da amianto. Ah, però, ma non pensare, anche io. ho tante di quelle cicatrici dovute voglio, al forno ecco, che non puoi immaginare. Anche perché anche tu sei casalinga. Eh beh. Quindi... Siamo tutte casalinghe noi donne. Sì, nel quotidiano poi è così. È così. Mamma mia che splendore Jean-Pierre. Ah, ecco. Poi guarda come lo sta veramente sistemando. In maniera egregia, giustamente. Allora, io sto provando a riaccendere, ma abbiamo fatto bagnare. Possiamo anche piano spegnere, cottura. Tesoro, lasciamo perché tutto? Guarda che okay, lasciamo quindi gli è così. Davvero sufficiente. Allora, perfetto. Ma che belli questi maltagliati. Ecco, attenzione all'acqua bollente qui, cara. Soprattutto perché sono ruvidi. Sì. E quindi molto... Infatti ho voluto anche aggiungere la farina appunto integrale e il grano duro proprio perché... Mole di calatera mano e ti ha crella sotto lì dentro. Oh, ecco. Perfetto. Abbasso come si dice crellare? Hai inteso che cosa vuole dire Anna, no? Cioè avere quella sensazione di farina. Come si direbbe? Ti non deve... I dialetti, guarda. Capito, il dialetto, perché come non fai a spiegare, no? Il crellare è già l'italiano. In un altro dialetto chissà come si potrebbe... Io non lo so, guarda, fare fatica anche quasi a tradurlo in italiano. Ma infatti italiano, è vero, crellare è davvero un termine... Cioè ci sono dei termini che tu come li traduci in italiano? Sì, sì. Cioè non rende l'idea... La da sindi sotto le dindi. Vede, voi la date proprio alla stessa maniera. La farina, il grano. Dunque, ecco. Jean-Pierre, hai terminato? Sì, ho terminato. Ecco. Andiamo. Qui, perfetto. Eccolo qua. Allora, primissimo piano a questo mega piatto che dal primo piano non si riesce a capire quanto sia grande. Ecco, adesso vi rendete conto, è enorme questo piatto. Sì. Perfetto, quindi ricordiamo cosa abbiamo messo nel piatto. Allora, abbiamo messo un fondo di patate, aglio, peperone verde e prezzemolo, patate, e un paio di mestoli d'acqua. E poi abbiamo aggiunto i pesci in sequenza. Si parte dai crostacei e dai mitili, quindi scampo, mazzancolla, panocchia e gambero. Poi, poi si passa ai pesci un po' più duri, la pescatrice, io ho messo il rombetto subito. E poi dopo i calamari anche subito. E poi dopo piano piano si aggiungono gli altri pesci. La sogliola e poi in ultimo il merluzzo. Perfetto.
Ed ecco qui. Molto semplice. Perfetto. Sì, molto semplice. Beh, molto semplice, ma poi la semplicità del pesce sì, è ciò che lo rende ovviamente molto buono. Giusto. E poi Gianpiero non ha usato il prezzemolo tagliato finemente. Prezzemolo intero. Sì. Ok. Che poi si preferisce anche prezzemolo per chi intero. Non ama giustamente il prezzemolo magari sotto i denti. Anche la nostra Anna ha terminato, ha impiattato, guardate che splendido questo piatto. Ok, bello. Che poi si sposa benissimo direi esatto. Con questo guazzetto. È la verità. Ecco qui, perfetto. Sinceramente ero partita per un primo asciutto. Poi quando lui mi ha detto che faceva il guazzetto, mi piaceva l'idea della zuppa. Hai fatto benissimo, visto anche Anna. La giornata, perché hai non è una giornata benissimo. Caldissima quindi. In questo piatto, io l'ho riproposto anche un'altra volta in un altro contesto, e ho aggiunto dei ceci. Quindi i ceci come legumi in questo piatto sarebbero anche quelli benissimo, o una purea di ceci o addirittura interi. Benissimo. Quindi, un bel piatto di cucina. La prossima volta gli faremo fare questo piatto perché già mi sì, volentieri, molto sfizia. Molto bello. Perfetto, perfetto. Orbene, detto questo, detto cara questo, Serena, sei stata contenta di questa sorpresa? Assolutamente sì, ti ringrazio di cuore, tesoro mio, perché veramente tu lo sai quanto ti voglio bene. Grazie. E veramente Serena, sono felicissima dire, rivederti, di aver di cuore, rivisto davvero. Jean-Pierre, anche se anni. Insomma sono passati troppi anni, quindi insomma, vabbè, non ci pensiamo, però è sempre un grande piacere. La lacrimuccia piacere. C'è stata bene, devo sì, dire. Eh beh, tanto per cambiare. Allora, perché con Anna spesso mi combina delle beh, cose. Anche tu sì. Mi ha fatto dei tiri mancini veramente emozionanti. E vabbè, ci divertiamo anche così. Allora, mentre qui si continua a sentire questo bip bip, non so se da casa lo odono, ma noi lo odiamo assolutamente bene. Ci salutiamo. Io ringrazio chiaramente Jean-Pierre che tornerà grazie, a trovarci, posso grazie. Sperarlo. Certo, volentieri. Anche se mi rendo conto che insomma siamo un po' lontanucci. Ringrazio come al solito. Grazie come a te, sempre, buone vacanze. Senza parole, Anna. Grazie dell'ospitalità soprattutto. E ci vediamo ovviamente con voi al più presto e con voi altrettanto. Ci vediamo infatti con la cucina di Teleponte a stagione televisiva nuova. Quindi insomma vogliamo anche ricordare che ci sono direi. Comunque tante repliche. È quindi naturale, magari naturale. Se qualche ricetta è sfuggita possono assolutamente approfittare. Assolutamente sì. E ricordate sempre che sul nostro sito www.teleponte.it trovate tutte le puntate della cucina di Teleponte. Ieri proprio sono andata, ne sono all'incirca 312, con questa credo 313. Però, quindi quante ricette. E allora grazie ancora, buona estate a tutti. Comunque continueremo a rivederci chiaramente in versione prima di tutto, in versione TG, e lo so che vuoi assaggiare, adesso assaggiamo. Sigla, ciao a tutti. Buone vacanze. Arrivederci, buone vacanze, buon'estate.